Salve gente! Allora, intanto scusatemi se sto facendo un video in macchina, quindi sarà un po' fastidioso, ma cercate di evitare di vedere, insomma, lo schermo che potrebbe ballare, potrebbero esserci giochi di luce, ombre, ma penso sia importante invece quello, cioè importante quello che dico, non è che sia importante quello che dico, però insomma chi è interessato a sapere la mia opinione sulla partita di ieri e non solo, anche su Tudor, può ascoltarmi indipendentemente dalle immagini pessime che vi sto offrendo. Quindi intanto scusatevi. Altra cosa, ovviamente iscrivetevi al canale se ancora non siete iscritti, non costa nulla, andate su iscriviti, digitate anche la campanellina per rimanere aggiornati su tutti i contenuti. Nostra Famo 76, dove ho Instagram. Instagram che, ragazzi, in questi giorni non sono riuscito veramente a dedicarmi né alla pagina Instagram né ai video, a nulla. Sono stati giorni impegnativi per me per una serie di situazioni. E, che dire, ieri in realtà vi preannuncio che io la partita subito non l'ho vista, perché io ieri era la presentazione di quel famoso libro. Vi ricordate, vi ho parlato del libro su qualche video fa, insomma, che è scritto al canale, se lo ricorderà. La pubblicità di un libro che parlava di fumetti e cinema. Ecco, questo mio amico ieri ha fatto la presentazione, siamo stati alla presentazione e ci siamo dilungati verso la sera con una cena che gentilmente ha offerto e niente, quindi ieri sono tornato a casa che era, ragazzi, mezzanotte e mezza, quasi l'una, e sono andato a letto dopo l'una. Io ho recuperato la partita questa mattina. E praticamente neanche totale, perché non ho fatto altro che mandare e scorrere diversi minuti della partita. Diciamo che però sono riuscito a vedere realmente almeno un tempo, ma nel senso, la partita l'ho vista tutta, però scorrendo in alcuni momenti per mandare avanti le azioni, probabilmente il totale della partita reale vista con la velocità reale sarà stato un tempo. Andiamo insomma a parlare di questa partita, di quello che sta succedendo, ma soprattutto perché ieri mi avete scritto, per quello parlavo di Instagram, in tantissimi. Poi ogni volta che la Lazio ha un piccolo problema, rallenta, gioca male, riescono e ricicciano fuori tutti: ma se c'era Sarri a quest'ora stavi già di... Allora, vi devo dire che continuate a non capire un cazzo, nel senso, di prima mattina mi dovete fare... A proposito, oggi è pure una giornata particolare. Auguri agli amici ortodossi, che oggi è anche Pasqua, però scusate, ma mi fate uscire veramente le parole dalla bocca, perché, cioè, io ho già spiegato, penso, dall'arrivo di Tudor, prima dell'arrivo di Tudor e comunque in non so quanti video, che io non posso giudicare ora un allenatore, nel senso, per risultati, cose, di una squadra che deve conoscere, una squadra che non ha allenato, una squadra che ieri molti hanno detto stiamo già alla frutta, e comunque si sapeva che il gioco di Tudor era un gioco che prevede una certa fatica, insomma, una certa corsa, e non siamo preparati per questo. E quindi io non posso giudicare oggi l'allenatore, e poi comunque l'ho detto, non è questo il periodo in cui giudicherò proprio l'allenatore in tutte le sue scelte, in tutte le cose. Darò tempo a Tudor, come l'ho dato a Sarri all'inizio, di fare la sua preparazione, di fare inizio campionato, poi dopo la settima, ottava giornata si incomincia un pochettino a delinearsi, visto che ci ha avuto anche queste di giornate, a delinearsi un po' quella che è l'idea di Tudor, idea che in questo momento non stiamo avendo chiarissima, visto che Tudor continua a spostare i giocatori in più ruoli. Già in un altro video vi avevo detto che Tudor chiaramente sta facendo anche degli esperimenti in previsione di quest'estate, del mercato, di quello che sarà la Lazio, della sua Lazio, che probabilmente è la Lazio della prossima stagione. Oggi la Lazio è un cantiere aperto e, come tutti i cantieri, si lavora per capire cosa fare, come porre le basi. Ed ecco che Tudor, diciamo che da un lato ovviamente sta cercando di ottenere forse il massimo in base alla sua concezione, dall'altro sta facendo, ripeto, degli esperimenti, perché deve valutare e capire cosa serve a lui nella sua prossima Lazio e cosa non serve.
Quindi anche ieri Zaccagni tutta fascia, ma avete visto che lui sulle fasce mette uomini di gamba, uomini di corsa, quindi come ci ha messo Lazzari, Marusic, come ci ha provato appunto Zaccagni, cioè lui sta provando, Isaibe lo sta, poi senza considerare che in questo periodo ci sono anche una serie di infortuni, quindi ci sono anche delle scelte, non dico obbligate, però non ha tutti, sempre tutti gli uomini a disposizione. Quindi ripeto, su Tudor adesso arriverò a dire più che altro, ecco vabbè, parliamone subito e poi parliamo della partita. Tudor non mi è piaciuto assolutamente con l'uscita della conferenza pre-partita. Sapete quanto mi lamentavo di Sarri su determinate dichiarazioni, che ripeto, possono anche essere vere e sicuramente saranno vere, ma ci sono momenti giusti per dire determinate cose. Adesso Sarri era un disco rotto, a ogni conferenza diceva questa cosa della squadra non adatta, insomma era veramente stucchevole, a un certo punto anche noioso risentirsi ogni volta dire la stessa cosa. L'avevamo capito, tendenzialmente lo sappiamo anche, non è che ci serve qualcuno, però ci serve pure un minimo, cioè noi tifiamo la squadra anche per ottenere risultati. Se i primi a pensare che i risultati non si possono ottenere sono gli allenatori, cioè cade un po' tutto, cioè l'allenatore a prescindere secondo me deve, ripeto, non perché ci deve prendere in giro, perché non siamo stupidi, sappiamo la Lazio, dice non sapete collocarla, ma è normale che il tifoso gli piace sognare di farci vincere lo scudetto, come dice lui, uno mi ha fermato per dire voglio vincere lo scudetto. È chiaro che non è realistico quando ci stanno soprattutto squadre che spendono miliardi, indebitati fino all'osso, e continuano e gli viene permesso di costruire ulteriormente squadre indebitate. Non c'è paragone rispetto alla Lazio di Lotito, che invece non spende e comunque non si indebita, lo sappiamo, però lui dice ugualmente. Poi il calcio, c'è anche la parte della magia del calcio, ovvero ci sono delle situazioni dove gli altri magari sono impegnati in altre competizioni, in tante situazioni dove arrivi addirittura ad arrivare secondo, cioè un posto che sicuramente non era previsto a inizio stagione, ma che ci sei riuscito perché ci sono determinate situazioni e dinamiche che ti portano ad avere, perché di certo non siamo arrivati col bel gioco al secondo posto, siamo arrivati con una serie di fattori, tra cui anche dei buoni risultati ottenuti in campo sicuramente. Detto tutto questo, comunque, per me dire queste cose adesso, ma e non a fine campionato, è sbagliato, cioè non è il momento adesso, prima di una partita. Poi dice non c'è la grinta dei giocatori, ma perché i giocatori comunque sentono, cioè, se l'allenatore non ci crede, cioè prima parli di per me sono i più forti, per me sono la squadra migliore perché così ha detto, e poi dopo poche settimane già ti adagi e già cominci a pararti un po' il sedere. No, a me perché bisogna essere obiettivi, ma lo sappiamo che bisogna essere obiettivi, lo sappiamo, non c'è bisogno che ce lo dite voi allenatori, che vi serve più che altro per levarvi la coscienza e il peso e la responsabilità. Voi dovete fare il massimo, e ok, i giocatori devono fare massimo e tutti devono fare il massimo, però dare il massimo e magari riuscire ad ottenere i risultati vuol dire anche scalare la classifica, e quindi perché non poter sognare a un certo punto? Cioè la Lazio di Inzaghi prima del Covid stava facendo un campionato dove si sognava, eppure la squadra non era la squadra favorita, non era, cioè voglio dire, ci sono delle situazioni, non c'è bisogno di, cioè io Inzaghi non l'ho mai sentito, per quanto l'estate chiedeva all'Odito i giocatori, per quanto lui fosse consapevole di non avere la Lazio più forte, per tante dinamiche, però non era un disco rotto sulla squadra, cioè lui faceva, elogiava sempre la squadra, elogiava sempre i ragazzi. Tudor dovrebbe fare la stessa cosa, secondo me, nel senso, a me piacciono questo tipo di allenatori. Se poi Tudor si scoprirà essere uno che la pensa e comunque diventa un disco rotto alla Sarri, io capisco che c'è il mercato di mezzo, che deve iniziare il mercato, lui sta facendo giustamente notare che non è una squadra completa, non è una squadra che può essere competitiva per quello che magari la società vuole, cosa che però se guardiamo la classifica non è che bastava vincere un paio di partite a inizio stagione abbordabili, a oggi stavamo parlando di piena corsa Champions, quindi è pur vero che non è vero che non è una squadra costruita per la Champions,
perché alla fine, ripeto, vincere a inizio campionato le prime partite abbordabilissime ci avrebbe portato oggi ad avere 6 punti in più, ci avrebbe portato oggi ad avere gli altri a rincorrere noi e non noi a rincorrere gli altri. Detto tutto questo, ripeto, le parole di Tudor non mi sono piaciute, spero che sia una parentesi e che non sia la regolarità delle conferenze prossime di Tudor, però ne andremo a parlare poi mano a mano. Però ripeto, Tudor lo andrò a verificare alla 7ª, 8ª, 9ª giornata del prossimo campionato, come più o meno era successo con Sarri. Andiamo alla partita però, perché poi voi mi scrivete: ma hai visto, ma come ha fatto a cambiare, ma è matto Zaccagni? Sì ragazzi, allora io l'ho vista, perché poi me l'avete scritto tanti, mi sono concentrato su questo. Zaccagni su quella fascia spingeva, ammunito, poi anche le ammunizioni che danno gli arbitri, certe ammunizioni ci arrivano che secondo me non sono neanche meritate, comunque non parlo di Zaccagni, dico in generale, prende l'ammunizione ma lui continua a spingere su quella fascia e diciamo che la sua verve portava spesso a rischiarlo il secondo cartellino. È normale che non è autolesionistico, cioè io penso che Tudor non sia un folle, io penso che abbia valutato il fatto che forse giocare tutto il secondo tempo in 10 ci poteva limitare molto, quindi ha fatto una scelta che ovviamente non si è rivelata fortunata, perché poi ha elevato Zaccagni, uno che spinge, la Lazio non spinge più, tant'è che poi il gol ce lo regalano praticamente, non spinge più la Lazio, metti un Casale che ne ha fatte di ogni praticamente. Casale che, ripeto, io non l'ho mai valutato come un grande difensore. Sarri era riuscito, perché l'aveva chiesto, aveva individuato in lui tante caratteristiche, ha fatto bene secondo me una stagione, però i suoi limiti ce l'ha sempre avuti e continuano a uscire fuori. Purtroppo io spero che il giocatore possa migliorare, però cioè, obiettivamente sono tanti gli errori in queste stagioni di Casale. Eppure è un giocatore che ha il fisico, ha la gamba, io non capisco veramente perché si perde, ma soprattutto come fanno Romagnoli e Casale a perdersi uno di testa, per quanto è più alto di loro. Ma comunque Casale non è stato un cambio fortunato, però cosa avremmo detto se questa ce l'aveva un po' anche Inzaghi, no? Il fatto l'ammunizione ti vai fuori, la paura di rimanere in 10, ma cosa avremmo detto se invece da lì a qualche minuto arrivava il secondo giallo e tu magari dal 40esimo del primo tempo rimanevi in 10? Sarebbero usciti fuori tutta quella parte dei tifosi che avrebbero detto: però hai visto che lui stava a rischio il giallo perché non è torto. Quindi è facile parlare, diciamo, quando le cose sono andate, anche perché parliamo di un risultato, ragazzi, che se finiva 2-1, altro che mi dite, ma se giocava Sarri le dicevi, ma quante partite abbiamo visto di Sarri la scorsa stagione, oscene che veramente io ho provato anche a criticare nonostante la vittoria, e voi vi accontentavate solo della vittoria, cioè voi, nel senso molti di voi, cioè l'anno scorso andavano bene solo i risultati, che poi tra l'altro è giusto perché si gioca per il risultato. Però ottenendolo con prestazioni oscene, dove io mettevo campanelli d'allarme dicendo: ragazzi, noi stiamo vincendo ma stiamo giocando da schifo, però le prestazioni ti hanno portato, poi i risultati più che le prestazioni ti hanno comunque portato a raggiungere quel secondo posto, nonostante la squadra giocava da schifo. Secondo me anche lo scorso anno reggeva la difesa, ma fondamentalmente la squadra a me non piaceva. Questa stagione secondo me è stata figlia proprio di quel campanello d'allarme della scorsa stagione, ovvero non stiamo giocando bene, abbiamo ottenuto un secondo posto per tante dinamiche ma non stiamo giocando bene, e quest'anno è stato figlio secondo me dell'illusione del secondo posto e in più di una squadra che già non giocava bene e quest'anno ha giocato pure peggio. Parlo di inizio stagione, quindi cioè ragazzi, alla fine è quello, cioè voi vi accontentavate prima dei risultati e non volevate analizzare quello che succedeva alla partita, e oggi mi venite ad analizzare, no, perché
perché se finiva 2-1, tutti sti cazzi che mi avete scritto, no, perché ha sbagliato qui, ha sbagliato lì, ma che formazione, di qua là, non ci sarebbero stati, saremmo stati tutti contenti dei 3 punti, avremmo criticato probabilmente le parole, probabilmente saremmo tornati su qualche scelta potenzialmente per noi sbagliata, però stavamo gioendo, invece l'1-1 ci porta a criticare. Secondo me, se c'è da criticare, come ho fatto sempre, si critica nei risultati negativi, ma anche quando si ottiene un risultato positivo e si vuole criticare. Cioè, se c'è da criticare anche durante una partita oscena, perché l'hai praticamente rubata, perché ieri praticamente, non dico che abbiamo rubato una partita, perché poi abbiamo fatto la nostra partita, ma di certo il Monza ha molto da recriminare, perché le occasioni ce ne sono state. Sì, è andata così, cioè... si può criticare, però ripeto, non è da adesso da mettere, no, perché Tudor così. Tudor, ripeto, per me questo è un cantiere. Per me la Lazio di Tudor parte dalla prossima stagione. Oggi con la squadra che ha, con i giocatori che ha, sta secondo me ottenendo anche buone cose, buone cose, perché se io vado a vedere pure i 5 tiri che abbiamo fatto verso la porta, non è detto che con Sarri facevi 5 tiri con Monza. Non è detto, poi mi dite vabbè, magari ne bastava uno e vincevi perché la difesa reggeva di più, forse sì, però tendenzialmente ieri poi ho rivisto un bel Camada, un bel Luis Alberto, cioè io vedo giocatori che non erano nemmeno presi più in considerazione da Sarri, cioè lui era fissato con i suoi, era fissato con un modulo che non dava le potenzialità a questo giocatore come Camada. E io invece vedo un Camada in crescita, vedo dei giocatori che tutto sommato potrebbero dare di più e che forse stanno alla frutta con le forze. Forse stanno alla frutta, io mi auguro di no perché ci abbiamo ancora delle partite davanti. Però ripeto, oggi criticare Tudor secondo me è sbagliato. E ricordatevi, ve l'ho già detto, Tudor col Marsiglia, dopo che l'Olympique Marsiglia era stato criticato da subito dalla tifoseria e anche da qualche giocatore. E lui questa cosa se la legò al dito, tant'è che quando se n'è andato proprio perché lo disse, per l'ambiente che ha trovato all'arrivo. Quindi non diamo, cioè non stiamo lì a criticare, soprattutto quelli che hanno ancora il magone che Sarri è andato via e pronti a romper cazzo all'allenatore nuovo. Cioè non attacchiamo adesso, non diamo l'impressione di essere una tifoseria troppo critica e troppo severa, dove non diamo spazio. Abbiamo dato spazio a tutti, diamo spazio anche a Tudor. Ovviamente, ripeto, c'è un limite a tutto, ma il limite per quanto mi riguarda è spostato molto avanti, parliamo di ottobre-novembre della prossima stagione. Per adesso io cerco di capire il personaggio, se c'è da criticare come ho criticato le sue parole lo dico, se c'è qualcosa che mi risulta strano delle sue scelte le dico, ma ripeto, oggi rimettere sulla berlina l'allenatore è sbagliato. Vediamo come va a finire la stagione, faremo la valutazione della stagione, ma tutto verrà rimandato su Tudor per quanto mi riguarda alle prossime 7-8 partite della prossima stagione, quando Tudor a tutti gli effetti sarà l'allenatore della Lazio e a tutti gli effetti avrà la sua squadra, perché è stato fatto il mercato e perché ha fatto il suo ritiro estivo. Ragazzi, è arrivato quasi a 19 minuti, è arrivato quasi a Roma. Io vi ringrazio di aver seguito fino a qui magari il video, chiedo ancora scusa delle immagini, mandatevi alla voce pur là per sovrastare il rumore della macchina. Spero che di aver risposto alle tante domande, ragazzi, non ho proprio tempo adesso di rispondere a tutti su Instagram, spero che il video sia stato esauriente per tutti voi. Ci vediamo presto con un prossimo video, ragazzi, come sempre, buoni veduci.